mi chiamo Laura, sono nata in Abruzzo, provincia Teramo, magari in un paesino piccolo. Piccolo che si è in mezzo alla campagna, il paesino era così piccolo, ma si era felice. Cercare, chiedere, scavare nella memoria per ritrovare antiche tradizioni, ricordi sepolti dalla nebbia del tempo, è un'attività che permette di ritrovare tesori nascosti e dimenticati. A volte però capita che anche nelle viscere della terra si possano riscoprire ricordi ed eventi che rischiano di andare perduti. Siamo andati a Stevenà di Caneva a trovare la signora Laura, abruzzese d'origine, trasferitasi in Friuli per amore. Grazie alla sua memoria ci viene permesso di fare luce in queste gallerie alla scoperta dei funghi che nei primi anni 70 venivano coltivati al loro interno e di ricordi di attività che ormai si vanno perdendo. La sua memoria così lucida e la sua narrazione frizzante e sincera ci portano indietro di tanti anni e ci fanno riscoprire questa attività che ben pochi hanno conosciuto. I miei genitori non ci hanno fatto mancare niente, solo che io sono la quarta dei 8 figli. E quando che è nata l'ultima sorellina o figlia dei miei genitori, è morta la mamma di parto. Sono andata in Svizzera che avevo 26 anni io e là ho trovato il mio amante, il mio moroso, che era contadino, anche il mio marito è nato contadino, diciamo i suoi genitori contadini qua da Caneva, il mio marito aveva nato a Caneva e noi abbiamo venuto a metà dicembre in Italia, diciamo. Ha lavorato nel mulino che dopo che faceva andare le macchine, da queste macchine veniva polvere, da farina, da sassi veniva carbonato di calcio. Negli anni 70-71 che ho cominciato a lavorare. Io ho solo lavorato in grotta, scavavo questo marmo per i mulini, dove che c'erano queste macchine. Queste grotte, o quando comincio una grotta, toglie sempre con le mine, diciamo che sfrantuma questa montagna dentro. E dopo dei posti. Magari trovo che è un po' troppo fragile, ha paura di frenarsi, perché qualche volta si frena anche gli uomini che fanno questo lavoro, da fare molta attenzione, di conoscere se è possibile che si frena. Quando un punto gli pare che non vale più la pena di andare avanti, cambia strada e ricomincio su un'altra parte. Diciamo perché io, che ho lavorato 7 anni, credo che l'ho girati tutti? No, no. Te lo dico io, che non l'ho girati tutti. E questi buchi, tanti, lasciata ferme, cambia strada, là ci ha messi dei funghi. Dei sacchi che viene fuori di funghi. E questo signore veniva da Conegliana che portava questa grassa, questi sacchi, ma belle seminate che nasceva di funghi. Diciamo, mi pare che se li chiami champignon, che quelli bianchi se qualche volta li vede nei supermercati, proprio di quelli che erano.
arrivi il camion con le tame, con i sacchi delle tame piene e anche, diciamo, a carne avrà avuto anche un centinaio di questi sacchi. E andavo fino dentro, fino al posto che dopo là trovava gli operai a noi che andavamo lì a scaricarle e dovevo trovare il posto giusto per girarsi. Mi è venuto in mente. Questa era l'ingresso che andavamo dentro in galleria. E se va abbastanza dentro sarà circa 400 metri dritta e dopo le curve da una parte all'altra. Quando era il boom, magari trovava delle persone, perché si era abbastanza quasi tutte donne. Il massimo venne stato un 10, 9, 11, ma magari 2-3 giorni solo, un momento che una partita veniva più, che se un giorno non c'era il lavoro, non c'era i funghi o non c'era da mettere questa terra, diciamo, ci lasciava anche a casa come tempo agricoltori. Perché i funghi, quando, fino a che le, uno dice piccoli, ma quando che le gore è da raccogliere, non è vero, o le prendono oggi o le prendono domani, perché sboccia. E dopo credo che le dovevo vendo per meno o cosa, non saprei. E si andava dentro a piedi, il pezzo che come che si imboccava, secondo tempo d'estate che era caldo fuori, ti mettevi il golfino, si andava dentro e tenerlo fino che si stava dentro e quando si tornava fuori si togliava. E cosa, ma e anche poca luce, ma avevamo sempre in tasca la candela e anche le fiammifere se si spegneva la candela. Direbbe forse sono quelle che non ho mai lamentato, ma direbbe un lavoro. Alla sera non si può dire che uno non è stracca per niente, ma no, io direbbe contenta e felice. E mi metto le scarpe perché qua dentro così, magari non mi stanca, vuol dire che ho sempre delle pantofole, mi mette le scarpe, il mio bastoncino, che quella è una sicurezza di in più che ho. E vai a camminare. Cammino piano perché le gambe non mi permettono più di fare una corsetta. Ma piano cammina fine che voglio. Allora, quanti anni facciamo faccio io i conti o fai tu il conto? Io ti dico l'anno che sono nata. Faccio io. E allora ho compiuto 91 anni, sono nata il 1929, ho da dire anche il mese perché l'ho compiuto 91. Vabbè. L'ho compiuto 91. Bravo.